L'ultimo oroscopo dell'anno, è il caso di dirlo, da questa mattina online su www.spettacolandotv.it e poi da questa sera ovviamente su Teletibur, canale 89, 119, 622 del digitale terrestre e da lunedì e in replica fino a domenica alle ore 23.30 e poi in streaming su www.teletibur.it. Finiamo in bellezza, vedete Babbo Natale, vedete tutta l'atmosfera familiare, ovviamente la vostra atmosfera familiare, la mia è questa come vedete, però insomma siamo vicini alla vigilia, oggi è 23, domani sarà la vigilia, poi ci sarà Natale, poi ci sarà Santo Stefano e poi con il nuovo anno, il nuovo oroscopo ovviamente, quindi noi ci rivediamo la prossima settimana con le previsioni dell'anno, sperando che siano benevole. Chi dice che il segno del leone è il segno favorito dello zodiaco, io sono contentissima, però ci credo poco, perché ovviamente il segno del leone, pure l'altro anno dicevano che era favorito, ma non mi è andata così bene come doveva andare. Però al di là di questo noi ci crediamo e io vi sparerò le previsioni del prossimo anno, del 2020. Quindi non vi spoilerò ovviamente già le previsioni, vi dovete accontentare di questo oroscopo che va da questa mattina, quindi dal 23 dicembre fino al 29 dicembre. Cominciamo subito con il segno di un segno di fuoco per antonomasia, che è il segno dell'Ariete. Sarete irritati da ogni cosa che vi si presenta davanti, i dissapori in famiglia possono aumentare e non avrete pace durante queste feste. Cercate di evitare, se potete, di entrare in conflitto spesso e volentieri con le persone di famiglia e anche con il vostro amato bene che tenete in tensione da un bel po' di tempo. Ai ai ai. 3S. Toro, segno di terra, sarete intraprendenti come non mai nella professione e porterete a casa un bel po' di soldi. Cercate di non perdere di vista gli affetti per una vostra disattenzione. Il partner ha bisogno di voi in queste giornate di festa. Fategli sentire la vostra presenza. 4S. Gemelli, segno d'aria, sarete pervasi da allegria e da un senso di pace nel giorno di Natale, ma poi la vostra serenità si andrà a far benedire nei giorni seguenti e sarete pervasi da nervosismo. Cercate di non perdere la calma e andate avanti consolidando la vostra posizione nel lavoro. 4S. Cancro, segno d'acqua, sarete malinconici in questo periodo di festa e i pensieri volgeranno al negativo. Il vostro umore sarà ballerino, ma potrete sempre godere in parte dell'atmosfera natalizia. Un regalo vi renderà felici, anche se sarà per poco tempo. Non mettete a rischio il vostro rapporto in essere. 3S. Leone, segno di fuoco, il lavoro vi chiama e voi rispondete, anche perché potreste avere gratifiche economiche che vi faranno piacere. Sarete in vena di follie con chi amate e con chi avete conosciuto da poco e la vostra allegria contagerà chiunque. In amore tutto bene. 5S. Vergine, segno di terra, una settimana al top nelle amicizie e anche in amore, dove sarete brillanti come non mai. Potreste fare un incontro che cambierà radicalmente la vostra vita, un sentimento che vi farà capitolare, un momento splendido da vivere con forza. 5S. Bilancia, segno d'aria, sarete nervosi come non mai. Il fatto di essere impegnati sul lavoro e non in faccende che vi rendono allegri vi pervade di pessimismo. Cercate di stare tranquilli e di non portare il nervosismo anche nel rapporto di coppia. Il partner ha bisogno di coccole in vista delle festività. 3S. Scorpione, segno d'acqua, avete speso molto in questo periodo. Il vostro conto in banca ne ha risentito parecchio. Ora dovete cercare di fare economia in un periodo dove avete voglia di spendere e divertirvi. Cercate di passare il tempo con il vostro partner e non a dilapidare quel poco che vi è rimasto in divertimenti superflui. 4S. Sagittario, segno di fuoco, avrete voglia di famiglia in questi giorni e staccherete la spina con il lavoro. La voglia di amare e di essere coccolati è una priorità a cui non rinuncerete in vista delle festività. Sarete affettuosi come non mai
e pronti a farvi in quattro per gli amici più cari e per il partner. 5S. Capricorno, segno di terra, lavorerete anche a Natale, ma questo non sarà un problema per voi che aspirate a ben alti traguardi. Cercate però di non perdere di vista il vostro amore in un periodo dove tutti cercano di essere più presenti. Lavorate, ma ogni tanto rifugiatevi nelle braccia del vostro partner. 4S. Acquario, segno d'aria, non vi piacerà stare in famiglia in questi giorni perché l'atmosfera non è delle migliori. Ci saranno malumori e gelosie che vi faranno stressare non poco. Cercate di stare calmi in previsione di giornate più serene. 3S. Pesci, segno d'acqua, non sarete particolarmente concentrati sul lavoro. Non avete testa in questi giorni per la professione. Il malumore vi rende vulnerabili, ma tutto sommato in queste festività godrete di qualche momento di allegria e serenità. Tenete a bada i nervosismi del rapporto di coppia. 4S. Oroscopando finisce qui, questo è l'oroscopo che da questa mattina trovate su www.spettacolandotv.it oppure da questa sera, lunedì, quindi in replica fino a domenica, su Teletibur, canale 89-119-622 del digitale terrestre e poi in streaming su www.teletibur.it. Io per quanto riguarda ovviamente Spettacolando su Radio Godò vi do appuntamento l'8 gennaio, mercoledì 8 gennaio, quindi c'è una lunga pausa e quindi io mi riposerò un pochino, ma voi continuate a seguire Spettacolando TV con l'oroscopando e tutto il resto e noi ci vediamo la prossima settimana con il nuovo oroscopo per il 2020. Previsioni bellissime, mi raccomando, seguiteci. Buon Natale, buona vigilia, buon Santo Stefano e buon Capodanno, ve lo farò poi dopo. Ciao!